consistita nella realizzazione di uno Stato nazionale ritenuto rappresentativo del diritto del popolo italiano. Rileva che siffatte condotte, corrispondenti a quelle che nell'epoca moderna qualificano lo Stato come espressione comune dei diritti umani e strumento per realizzarli, non appaiono come tali contrarie ad alcuna regola di diritto internazionale, il cui fondamento oggi si fa consistere non tanto nel diritto degli Stati quanto nel riferimento alla centralità dei diritti umani. Per questi motivi assolve Giuseppe Garibaldi delle accuse relative all'invasione del Regno delle Due Sicilie perché i fatti addebitatigli non sussistono.